Ed eccoci di nuovo in campo. Ciao a tutti, Saverietti, ciao a tutti, metal detectoristi. L'altro giorno avevamo metal detectorato tutta questa zona, avevamo fatto anche tutto il perimetro di questo rudere di campagna. Eravamo passati lì in fondo per arrivare fino a quegli alberi belli antichi dove ho ritrovato una bella fibbia. E siccome che l'altra volta ci eravamo interrotti lì, adesso metal detectoriamo qui dritto per dritto in fondo fino agli ultimi alberi, proprio loro. E poi giriamo a destra, facciamo una bella L, tatta, e vediamo che cosa esce fuori. Sempre presente il Nocta Macro Simplex. Questa mattina il Nocta è un po' infangato, ma va bene così, è bellissimo lo stesso. Guardate qua. Siamo pronti. Bella pala, il Nocta è prontissimo questa mattina. Siete riusciti a capire dove sto metal detectorando, in che parte d'Italia? Più tardi vi faccio vedere una bella colazione tipica del luogo. Vediamo se c'è qualcuno che riesce ad indovinare dove sono in base alla colazione. Oh! C'è un segnale. C'è un bel segnalino qua. 68-69. Non mi fido, però è troppo grande. No, no, è nulla. Falso segnale. Inizia ad arrivare il bel freddino la mattina. Signori e signore, abbiamo un 69-68, due tacche di profondità. Il pinpointer del Nocta fa un po' fatica a trovarlo, ma dovrebbe essere qui. Dovrebbe essere proprio qui. Vediamo se lo tiriamo fuori. Palata decisa. Voglio tirare su il maggior numero di target possibili. Eccolo, bel pinpointer. Funziona. Penso sia ancora sotto. Sì. Vediamo se con la paletta riusciamo a tirarlo fuori più delicatamente. Non vorrei romperlo. C'è una votiva. Sì, pare che ce l'abbiamo proprio qui. Pare che ce l'abbiamo proprio qui dentro questa bella zolletta. Oh, cos'è? Attenzione, Saverietti, partiamo a 2000. Partiamo proprio a... Porca miseria, ma cos'è? Partiamo a 2000. Fantastico, sembra rame dal colore. Guarda, qui c'è un foro. Stupenda. Stupenda. Un quarto d'ora di metal detecting. Wow, continuiamo. Magnifico. Vediamo se nella stessa buca c'è altro. Oh.
Ragazzi, Saverietti. Abbiamo estratto ancora altro. Speriamo che c'è un pezzo grosso qui. Dov'è? No. Adesso lo troviamo. Dov'è? Ce l'avevo in mano. Ma che cavolo. Assurdo. No. Mi sa che l'ho rotto con la palata. Peccato, ma guardate che ritrovamento. Aspetta, riprendo subito il pezzo di prima. Mannaggia, Saverietti, mannaggia. Spero di non essere stato io, ma guardate che oggetto. Ritrovamento fuori di testa comunque. Prima buca della giornata, livello altissimo oggi. Non si finisce mai di imparare. Saverietti, già me l'avevate anche detto nei commenti di stare attento a come usare la pala, ma mi sono fatto prendere l'emozione e ho tirato delle gran bangate. Da adesso in poi palate moderate, spazzolate profonde. Mi sa che qui c'è un altro bel target. Suona maledettamente bene, Saverietti. 80-79, due tacche di profondità. Prendo un attimo la pala che l'ho lasciata indietro. Ed eccoci. Allora, suona qui, quindi questa volta bella vangata lontana. Vediamo se facendo così non roviniamo il target. Sarebbe un peccato se esce qualcosa di interessante e lo vado a rompere di nuovo. Intanto guardate qui chi è sbucato. Gianfranco. Gianfranchino. Ti sei iscritto al canale? Se non l'hai fatto, ti ricordo di farlo. Dai, vai. Vai a prendere il telefono o il computer. Allora, non ci distraiamo. Abbiamo tirato fuori una bella zolla di terra. Wow, la quantità di vermi è impressionante. È ancora dentro. Adesso gli diamo un bel colpetto di vanga qua mirato. Li vogliamo integri questi target. E vai. Certo, fare così ci vuole più tempo. Ma almeno ce lo assicuriamo il target. Adesso tocca al pinpointer. Guidaci, pinpointer, guidaci tu. Eccolo. Ah. Non è sempre Pasqua, Saverietti. Una lattina del Becero alluminio. Vuoi sapere, sarà una lattina di birra dei nazisti?
sarebbe da ripulire. Sembra, ah, ecco, sembra anche un pezzo di terra. Spero che si capisce che comunque sì. Era lui che suonava. Sì. Vediamo se c'è altro dalla buca, ma non penso. Questo era un bel pezzo grosso, infatti suonava parecchio. Richiudiamo la buca, mi raccomando, non lasciate mai le buche aperte, anche in campagna. Metti caso passa un daino e inciampa e si storce la caviglia. Non fa piacere, non fa piacere. Olle. Assurdo, è appena passata una volpe. Andava velocissimo. Non sono riuscito a farvela vedere che è veramente stato un battibaleno. 2 secondi è passata da albero a cespuglio. Sparita. Quanti animali si incontrano a venire in questi posti la mattina? Qui abbiamo un segnale discreto. 7, 6, un'attacca di profondità. Proviamo a vedere di che si tratta. Ma sì, ma facciamolo! Oh. Ah, 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 l'ho sentito. Cos'è? Guardate qua. Spero che sia quello che penso. Un bel chiodone. Cos'è? Eh sì. Eh sì, Saverietti. Wow. Un altro ritrovamento. Wow. Non so se vi rendete conto di quanto è grande questo chiodo. Enorme. Aspetta, aspetta. È un chiodo grande come il pinpointer. Fantastico. Un chiodo del genere avrà sicuramente 100 anni. Assurdo quanto è grande. Non l'ho mai visto un chiodo del genere. Così poi, Stava, cioè, 2 tacche di profondità. I campi arati sono i posti migliori comunque. Si rivelano sempre i posti migliori. La spiaggia, ok, sì, ti dà monetine, bracciali in oro, le cose, ma la storia. La storia c'ha sempre il suo fascino. Guarda che attrezzo. Che attrezzino. Non ci facciamo scappare nulla. Noi una seconda metal detectorata gliela diamo sempre alla buchetta. E vai. E si va. Si va verso il big ritrovamento. Più ci addentriamo in questa campagna e più saltano fuori target assurdi. Per il momento abbiamo incontrato la lega del rame e la lega del ferro. Speriamo che salti fuori dell'oro o dell'argento. Sarei curioso di arrivare fino a quel bell'albero lì, che è bello grande, antico, ha sicuramente qualcosa da raccontarci. Andiamo a vedere. Così arriviamo in quel vertice di campo e da lì tiriamo dritto verso destra, perché sembra che ci sia un fosso. È complicato, con il freddo non riesco a fare la spazzolata lenta e profonda, ma viene da fare una spazzolata veloce e sportiva. Una spazzolata veloce non è mai raccomandata. Siamo quasi arrivati,
sotto l'albero, gigantesco, fantastico. Continuiamo la spazzolata. Sarebbe il massimo trovare un anello sotto l'albero. Oh, l'ho chiamato, ve lo giuro, non l'ho messo io, ma l'ho chiamato, è proprio qui. No, comunque 24, 25, è qui, 24, 25, due tacche di profondità. Segniamolo con il piede, prendiamo la vanga e iniziamo. Eccolo, forse l'ho estratto subito. Immondizia, peccato. Latta e lattame. Lattine, sì. Latte. Vabbè, per fortuna è uscito subito. Almeno non mi sono dovuto scavare mezzo metro di buca prima di tirare fuori questo pezzo di lattina. Vediamo se c'è altro, ma... no. Estratto alla perfezione, cioè guarda, manco ho alzato il terreno, voleva proprio venire fuori il target. Poi guarda la nutria, non so se riuscite a vedere, campo infestato da nutrie, allora ecco perché la volpe correva, scorpacciate di nutrie per la volpe. Ah, qui si passa, perfetto. Targhettino? No, eccolo. È uscito così. Molla di campo. Fantastico anche questo. Sembra quasi una bacchetta da rabdomante. Guarda che bella. Dov'è l'acqua? Dov'è l'acqua? Qui mi indica, è lì sotto. Fantastico. Abbiamo anche la bacchetta da rabdomante, bella, un 9, 9 rabdomantico, bella bacchetta. Certo devo iniziarmi a portare dietro un contenitore più grande per tutti questi target. In campagna si trovano target giganteschi. Sotto il grande albero, chissà quanti metal detectoristi avranno già controllato tutta la zona, ma a noi non ce ne importa, tentiamo la sorte lo stesso. Pianto un attimo la pala qui, così ci controlliamo tutta bene la zona. Non è andata a buon fine, ma va bene lo stesso così. Speriamo che non ci vengano a cacciare. Comunque abbiamo sempre il permesso, l'autorizzazione, firmato e consegnato questa mane all'alba. Non ci rimane che continuare questo bel rettilineo fino agli alberi lì in fondo, proprio loro. Cerco di passare dove l'erba è un po' più bassa, più rada, in modo da tenere la piastra più vicina possibile al terreno. A
Allegri ritrovamenti comunque questa mattina, allegri ritrovamenti. Sarebbe bello ritrovare una bella statuetta in bronzo. Una Venere primitiva. Una bella Venere primitiva in rame. Una bella corona di qualche imperatore. O perché no? Un bel baule di monete d'oro. Una delle cose positive, con questo tempo non si suda, ve lo giuro che non si suda, c'è un bel freschetto, si spazzola che è una meraviglia, mancano un po' gli uccellini questa mattina, chissà dove saranno finiti a cinguettare. Il metal detector è silenzioso da un po', speriamo che non sia offeso. Ed eccoci, finalmente sotto gli alberi. Andiamo a vedere che cosa si può nascondere qui sotto. Sono posti forti, ma sicuramente sono adocchiati da tutti. Però noi non ci scoraggiamo. Metal detectorare. Bellissimo questo albero. Guardate che paesaggio. Se siete arrivati a questo punto del video e non siete ancora iscritti al canale, dovreste farlo, anzi fatelo cari amici, fatelo proprio. Supportate Saverio Barra. Un semplice click può cambiare le sorti del mondo, dell'umanità intera, del mondo del metal detector. Vi ringrazio per l'iscrizione. Zona alberata poco fruttosa, devo dire. Forse è meglio avventurarsi nel centro dei campi, dove la metal detectorata è più selvaggia, è più dispersiva. Quando sei in mezzo al campo con il metal detector, vieni colto da quel senso di dispersione. È difficile. Per fortuna che con la pala, almeno piantandola, riesco a rendermi conto degli spazi e delle zone che è metal detector, perché sennò si fa veramente confusione. Ai 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 ai, vedo un fossetto lì. O lo salto o giro a sinistra. Passiamogli vicino per il momento, avviciniamoci. Me la rischio tutta, ho deciso. Addio alberi, andiamo a metal detectorare la bella terra arata. È 2 giorni che non piove, ma c'è un nebbione clamoroso. Spero di non impantanarmi nel fango e di riuscire a portare una spazzolata dignitosa. Ed eccoci arrivati, guardate come cambia il paesaggio. Abbiamo incontrato questo bel viale alberato, magnifico. Adesso ce lo spazzoliamo tutto, vediamo che cosa esce.
Targhettino. Target giocoso. No, non è nulla. Pochi target per il momento. Oi, uai, uai, uai. Suona. 59. Tre tacche di profondità. 59, 58. Anzi, quasi 59 fisso abbiamo. Wow. Saverio, mi raccomando, dose alla forza su quella pala. Non andiamo a rompere il target come abbiamo fatto prima. Vediamo, vediamo. Che cosa abbiamo questa volta? Speriamo che non sia una bella lattina di birra. Ma dai, sarebbe bello un bel vittorione Emanuele. Ancora non ne ho trovati. Pare che l'abbiamo estratto. Dov'è? Qui, no? È qui. Dov'è? Oh, oh! Guarda! Ma che assurdo! Da matti! Guarda che chiave! Guarda che è assurda questa chiave! Da qui c'è una villa! Chissà, forse sarà. Guarda. Che bella! Guarda che forma! Che dettaglio! Che dettaglino! Che dettaglini! Peccato che sembra rotta, sì. Peccato. Qui è rotta sull'estremità, sì. Non sono stato io, questa volta l'ho trovata così. Anzi, adesso vediamo subito se esce qualcos'altro dalla stessa buca. Magnifica. Magnifica, veramente. Wow. Targhettone, terzo target pesante della giornata. Wow. Qualcuno riconosce la fattura di questa chiave? Dopo cercherò di mostrarvela al meglio, ma veramente pazzesca. Wow. Andiamo subito a vedere, anzi mettiamolo al sicuro. Non sia mai. Bella zip. Vediamo se c'è qualcos'altro. Dimmi di sì, dimmi di sì. No. Nine. Proseguiamo. Oh oh oh, guardate cosa abbiamo qui. Altro che reperto, altro che target. Guardatelo qua. Un bel funghetto. Guardalo che bello. Sembra un'ogiva la cappella di questo fungo. Sapete di che fungo si tratta? Lo sto toccando perché ho i guanti, non so se è velenoso o meno. Ditemelo nei commenti, sono molto curioso. Mi piacerebbe iniziare a portare anche dei contenuti nel bosco. Amici, ho percorso tutto il vialetto alberato qui, torno, il campo arato. Oltre alla chiave non è uscito nulla di bello, tranne qualche altra lattina. Questo posto merita veramente ancora altra ricerca. Verrò ancora qui nel prossimo video in solitaria a fare metal detecting. C'è ancora tutta questa zona qui da controllare. Ah, mi dimenticavo. Questa è la merendina che mi sono portato dietro. Ed adesso ecco a voi l'indovinello.
Da che parte d'Italia arriva questo alimento? Chi lo riconosce me lo scriva nei commenti. Pare buono, gli dirò un morso.